Siamo qui con il bomber, il difensore, la colonna, l'idolo del River. Un buon inizio, un finale poi... Abbiamo fatto una buona... Subito poi siamo andati in rete. Purtroppo ci sono un paio di errori difensivi. Ci hanno fatto tre gol. Lo recuperiamo in secondo tempo. Va bene, siamo con il secondo tempo. Andiamo a parlare ora con i giocatori dell'FC City. Portiere, fa questa intervista, vai. Primo tempo partiti male, finiti molto meglio, diciamo siete partiti un po' freddi, poi dopo pian piano avete trovato l'accelerazione giusta e il guizzo lì davanti per passare in vantaggio. Cosa serve nel secondo tempo per continuare così, anche perché loro sono una buona squadra? Sì, il primo tempo non è la prima partita che prendiamo gol appena entriamo, siamo una squadra che bastano 5-10 minuti per riprenderci, poi abbiamo dei ragazzi in campo che riescono a cambiare la partita e... Eccolo là, non lo vuole fare più. Eccolo là. Comunque speriamo che il secondo tempo vada meglio del primo e i miei ragazzi facciano più gol. Inquadriamo lo sponsor, inquadriamo lo sponsor. Perfetto, pensiamo di ricollegare dentro le merci. Siamo qui nel finale di una serie che ha visto affrontarsi l'FC City contro il River Plate. Siamo qui con Pagano, il portierone della formazione dell'FC City, che ha vinto con il risultato di 5-3. Una buona prestazione, un primo tempo come avevo detto prima partiti male, però poi avete giocato meglio. Loro nel secondo tempo sono partiti forte, hanno divorato tanto sotto porta, la difesa secondo me da rivedere un po'. Però lì avanti Sibilo ha fatto il suo dovere con una bella tripletta, è stata una prestazione tutto sommato positiva. Sì, sicuramente è stata una bellissima partita, i ragazzi si sono comportati bene, però forse la partita è un po' troppo accesa, ci sono state varie discussioni in campo, ma comunque il calcio si sa. Speriamo di andare avanti migliorando ancora le nostre pecche in difesa, in attacco non avremo nulla da dire perché però i ragazzi fanno sempre gol. Spero di continuare a vincere fino alla fine. Credo che c'è stato secondo me un problema di mentalità, i difensori portavano un po' troppo palla per poi perderla lì al centrocampo e trovarmi in un contropiede con 4 contro 2 a volte, dove loro sono stati poco cinici di sottoporta e poi fortunati nel ripartire poi. Sì, perché mi sono reso conto che abbiamo perso un po' troppe palle davanti alla difesa, non riuscivamo a giocarle, allo stesso tempo non potevo buttare davanti che altrimenti si perdeva lo stesso e abbiamo avuto un po' di difficoltà. Bene, e ci andiamo a dedicare questa vittoria? Questa vittoria alla squadra che va avanti fino alla fine.